Sì, mi aveva parlato proprio De Simone questa mattina che non è stato facilissimo passare da delle macchine che pesano 500 kg a delle macchine di circa una tonnellata, la maggiore, la più difficile manovrabilità. Con poco più di 300 cavalli, denunciano 305, 307, secondo me denunciano meno, siamo già a un livello per i migliori motori dell'Alfa. E interno piedone, quasi contatto, molto rischiosa qui la manovra, perché la Scarperia Palagio è una traiettoria unica, mi sembrava un po' azzardata questa manovra di piedone che però vuole rompere gli indugi e andare all'attacco di De Simone che sta chiudendo bene la porta per Naspetti che cerca di scappare. Sì, Fabrizio cerca di liberarsi subito di De Simone in modo da non perdere troppo contatto dal leader Naspetti. E sta sbandando a destra e a sinistra con la sua trazione posteriore per tenersi dietro un Giovanardi più preciso in traiettoria con l'anteriore Alfa, si inserisce bene alla Burgine, chiude di nuovo però De Simone e ora esce però attenzione in traiettoria esterna, ma buon della berlina, attenzione replay dalla soggettiva, abbiamo messo una telecamera a bordo della, e c'è stato quasi un contatto, la telecamera a bordo di De Simone che è stato puntato, mirato con molta determinazione da Giovanardi, staccata della San Donato, deve andare interno Giovanardi, invece esterno. Ha cercato di, in questo modo, entrando molto più largo, può accelerare prima e può cercare di passare De Simone alla S seguente. Volato fuori Sardelli, un colpo di scena. Era uno dei grandi protagonisti del trofeo riservato ai privati, l'abbiamo intravisto nella via di fuga della San Donato. Sì, aveva la macchina leggermente danneggiata, probabilmente c'è stato un contatto. Allora, al secondo passaggio, sempre Tedeschi, il migliore dei privati, mentre Dindo Capello lo troviamo in quarta posizione, Colciago inserito tra le due Audi. È una gara che è iniziata in modo molto nervoso. De Simone sta cercando di tamponare l'arrembante attacco di un Giovanardi che fa i numeri nella S in discesa, cerca la traiettoria per affiancare, come fece lo scorso anno, è rimasto nella storia il sorpasso di Giovanardi a Capello, che poi fu obbligato a andare verso la via di fuga. Andiamo, attenzione alla staccata, tutto interno, bello questo attacco, tamponata botta di Giovanardi, qui c'è stato il contatto secondo me, sì, solito ruote fumanti. Sì, perché De Simone ha chiuso molto decisamente, Fabrizio aveva già iniziato la staccata e si è trovato De Simone davanti, non ha potuto far meno di toccare. Bravo De Simone perché sta facendo un ottimo gioco di squadra, altrettanto bravo Fabrizio che cerca nei limiti del regolamento di guadagnare la seconda posizione per poi andare all'attacco. Vediamo qui come sono differenti le traiettorie. Sì, qui alla Biondetti Fabrizio cerca di stare tutto all'esterno, di trovarsi sulla destra di De Simone in modo da farlo aspettare ad accelerare. È dentro, questa volta è dentro, ce l'ha fatta, grande sportellata, deve frenare per non finire fuori De Simone, bell'attacco, però mi sembra regolare. Sì, regolarissimo, Fabrizio è entrato all'interno, ha spinto leggermente fuori Fabrizio. Attenzione, guardiamo se c'è stata la botta, e che botta! Questa si chiama bussata in gergo, sono cose che voi piloti fate ogni tanto per intimorire, e c'è riuscito a far capire a